europee sono un patrimonio comune che va valorizzato e soprattutto va insegnato alle giovani leve. Questo è il messaggio della giornata che ha organizzato il Centro Linguistico di Ateneo, invitando anche le scuole superiori del capoluogo e cercando di condividere la vasta offerta di corsi che il Centro Linguistico di Ateneo mette a disposizione non solo dei propri studenti. Una giornata ben riuscita, ma ascoltiamo nel dettaglio il direttore del Centro Linguistico d'Ateneo, Francesca D'Alfonso. Professoressa D'Alfonso, direttore del Centro Linguistico di Ateneo, per la prima volta la Giornata Europea delle Lingue si apre non solo alla platea dell'università, ma anche alle scuole del capoluogo. Il Centro Linguistico d'Ateneo quest'anno ha pensato di organizzare la Giornata Europea delle Lingue, che normalmente si celebra il 26 settembre, ma l'abbiamo spostata di qualche giorno per consentire anche agli studenti Unimol di partecipare. È una giornata pensata per sensibilizzare gli studenti alla conoscenza delle lingue straniere e quindi alla multiculturalità, anche a questa apertura verso nuove culture. Per questa ragione abbiamo pensato quest'anno di coinvolgere anche gli istituti superiori, proprio per sensibilizzarli a questo evento della giornata delle lingue straniere. E una cosa importante, credo che insomma vada sottolineato, oggi il CLA presenterà i corsi, presenterà l'organizzazione dei corsi di lingua che l'Università del Molise offre. Devo dire anche grazie alla sensibilità del nostro magnifico rettore, abbiamo pensato di mostrare delle testimonianze di studenti, ex studenti molisani che si sono affermati nel loro campo di lavoro e che sono stati accomunati proprio dalla conoscenza delle lingue straniere. Quindi avremo la testimonianza non solo di studenti che lavorano e sono affermati, ma anche di studenti Erasmus, outgoing e incoming, i quali ovviamente sono, diciamo, hanno il comune denominatore della conoscenza delle lingue straniere.